Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Nexobrid, Gel Medivound Germani GmbH ultimo aggiornamento. 8 febbraio 2022. Cos'è Nexobrid, Gel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Nexobrid, gel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Nexobrid, gel? Nexobrid, gel è un farmaco a base del principio attivo enzimi proteolitici più bromelaina, appartenente alla categoria degli enzimi proteolitici e nello specifico enzimi proteolitici. È commercializzato in Italia dall'azienda Medivound Germani GmbH. Nexobrid, gel può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Nexobrid 2G polvere e gel per uso cutaneo 20G 1 flaconcino più 1 flacone. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Medivound Germani GmbH ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Enzimi proteolitici più bromelaina. Gruppo terapeutico. Enzimi proteolitici. Forma farmaceutica. Gel. Indicazioni Nexobrid è indicato per la rimozione dell'eschar in adulti con ustioni termiche profonde a spessore parziale e completo. Posologia. Nexobrid deve essere applicato esclusivamente da operatori sanitari addestrati in centri specializzati per il trattamento delle ustioni. Posologia. 2G di Nexobrid polvere in 20G di gel sono applicati ad una zona ustionata pari all'1% della superficie corporea totale, TPSA, di un adulto, con uno spessore dello strato di gel di 1,5-3 mm. Nexobrid non deve essere applicato a più del 15% della TPSA, vedere anche paragrafo 4.4, coagulopatia. Nexobrid deve essere lasciato a contatto con l'ustione per un periodo di 4 ore. Vi sono dati molto limitati sull'uso di Nexobrid su aree in cui l'eschara non è stata rimossa dopo la prima applicazione. Non è raccomandata una successiva seconda applicazione. Popolazioni particolari danno renale. Non vi sono dati disponibili sull'uso di Nexobrid in pazienti con danno renale. Questi pazienti devono essere attentamente monitorati. Compromissione epatica. Non vi sono dati disponibili sull'uso di Nexobrid in pazienti con compromissione epatica. Questi pazienti devono essere attentamente monitorati. Pazienti anziani. L'esperienza con Nexobrid in pazienti anziani, di età 65 anni, è limitata. La valutazione beneficio/rischio deve tenere conto della maggiore frequenza di malattie concomitanti o di altre terapie farmacologiche nell'anziano. Non è richiesto alcun aggiustamento della dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Nexobrid nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. I dati attualmente disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8 e 5, 1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. L'uso di Nexobrid non è indicato in pazienti di età inferiore a 18 anni. Modo di somministrazione e uso cutaneo. Prima dell'uso, la polvere deve essere miscelata con il gel per formare un gel uniforme, vedere paragrafo 6, 6. Nexobrid deve essere applicato a una ferita umida, pulita, priva di cheratina, da cui sono state rimosse le vesciche. I medicinali applicati per via topica, come l'argento sulfabiazina o il povidone iodio, sulla ferita devono essere rimossi e la ferita deve essere pulita prima dell'applicazione di Nexobrid, poiché la presenza di medicinali o residui all'interno dell'eschara limita l'attività di Nexobrid, riducendone l'efficacia. Vedere paragrafo 6, 6 per istruzioni sulla preparazione del gel di Nexobrid. Preparazione del paziente e dell'area della ferita. Può essere trattata con Nexobrid un'area della ferita non superiore al 15% della TPSA, vedere anche paragrafo 4, 4, coagulopatia. Lo sbrigliamento per via enzimatica è una procedura dolorosa che richiede un'adeguata analgesia e barra o anestesia. Almeno 15 minuti prima dell'applicazione di Nexobrid, si deve iniziare un trattamento del dolore in base alle pratiche comuni per la sostituzione di medicazioni di grandi dimensioni. Pulire a fondo la ferita e rimuovere lo strato superficiale di cheratina o le vesciche dalla sua area, in quanto la cheratina isola l'eschara dal contatto diretto con Nexobrid e ne impedisce la rimozione.
Applicare per 2 ore una garza imbevuta di soluzione antibatterica. Rimuovere tutti i medicinali antibatterici applicati per via topica prima di applicare Nexobrid. I medicinali antibatterici rimanenti possono limitare l'attività di Nexobrid, riducendone l'efficacia. Circondare l'area dalla quale si desidera rimuovere l'eschera con una barriera adesiva formata da un unguento sterile a base di paraffina, applicandolo alcuni centimetri all'esterno dell'area da trattare, usando un dispenser. Lo strato di paraffina non deve entrare in contatto con la zona da trattare per evitare di coprire l'eschera, isolandola dal contatto diretto con Nexobrid. Per impedire che la pelle abrasa si irriti attraverso il contatto involontario con Nexobrid, e per impedire emorragie, lesioni acute come lacerazioni o incisioni escarotiche possono essere protette con uno strato di unguento grasso sterile, ad esempio con una garza al petrolato. Spruzzare una soluzione isotonica sterile di cloruro di sodio a 9 mg/ml, 0,9%, sulla ferita d'ustione. La ferita deve essere mantenuta umida durante tutta la procedura di applicazione. Applicazione di Nexobrid. Inumidire l'area da trattare mediante applicazione di soluzione fisiologica sterile sull'area delineata da una barriera adesiva realizzata con unguento grasso. Entro 15 minuti dalla miscelazione, Nexobrid deve essere applicato per via topica alla ferita da ustione umida, in uno spessore di 1, 5, 3 mm. La ferita deve quindi essere coperta con una medicazione occlusiva in film sterile che aderisca alla barriera adesiva sterile applicata in base alle istruzioni precedenti, vedere preparazione del paziente e dell'area della ferita. Il gel di Nexobrid deve riempire l'intera medicazione occlusiva, sotto la quale non deve essere presente aria. Premendo delicatamente la medicazione occlusiva nel punto di contatto con la barriera adesiva, si garantisce l'adesione tra il film occlusivo e la barriera adesiva sterile in modo che Nexobrid sia incluso totalmente nell'area da trattare. La ferita medicata deve essere coperta da una medicazione soffice, spessa e non stretta, tenuta in posizione da una benda. La medicazione deve rimanere al suo posto per 4 ore. Rimozione di Nexobrid. La rimozione di Nexobrid è una procedura dolorosa che richiede un'adeguata analgesia e barra o anestesia. Somministrare a scopo preventivo medicinali analgesici appropriati almeno 15 minuti prima dell'applicazione di Nexobrid. Dopo 4 ore di trattamento con Nexobrid, rimuovere la medicazione occlusiva con tecniche asettiche. La barriera adesiva deve essere rimossa usando uno strumento sterile a margini arrotondati, come una bassalingua. Rimuovere l'eschera dissolta dalla ferita eliminandola con uno strumento sterile a margini arrotondati. Pulire a fondo la ferita dapprima con una garza o un fazzoletto asciutti, sterili e di ampie dimensioni, in seguito con una garza o un fazzoletto sterili immersi in una soluzione isotonica sterile di cloruro di sodio a 9 mg/ml, 0,9%. Strofinare l'area trattata fino alla comparsa di una superficie rosea con puntini sanguinanti o di un tessuto biancastro. Lo strofinamento non rimuove l'eschera aderente alle zone in cui non si è dissolta. Applicare per altre 2 ore una garza imbevuta di soluzione antibatterica. Cura della ferita dopo lo sbrigliamento. Coprire immediatamente l'area sbrigliata con medicazioni temporanee o permanenti per impedire l'essiccamento e barra o la formazione di pseudoescare barra o infezioni. Prima di applicare una copertura cutanea permanente o un sostituto cutaneo a una zona sbrigliata di recente per via enzimatica, applicare una medicazione bagnata asciutta. Prima di applicare trapianti o medicazioni primarie, pulire il letto sbrigliato e rinnovarlo spazzolandolo o raschiandolo per permettere l'adesione della medicazione. Le ferite che presentano aree con ustioni profonde e a spessore completo devono essere sottoposte ad autoinnesto il più rapidamente possibile dopo lo sbrigliamento con Nexobrid. Si deve prendere in considerazione anche il posizionamento di coperture cutanee permanenti, ad esempio, autoinnesti, su ferite profonde a spessore parziale subito dopo lo sbrigliamento con Nexobrid. Vedere paragrafo 4.4. Ogni flaconcino, gel o gel ricostituito di Nexobrid deve essere usato per un solo paziente. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo, all'ananas o alla papaina, vedere anche paragrafo 4.4 o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità, esposizione cutanea. Deve essere presa in considerazione la possibilità che Nexobrid, un prodotto proteico, causi sensibilizzazione. Sono stati segnalati casi di gravi reazioni allergiche, tra cui l'anafilassi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con Nexobrid.
in seguito a somministrazione orale di bromelina sono stati riportati come possibili effetti una riduzione dell'aggregazione piastrinica e dei livelli plasmatici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Nexobrid, gel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Nexobrid, gel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati relativi all'uso di Nexobrid in donne in gravidanza. Gli studi su animali non sono sufficienti a dimostrare adeguatamente la possibilità che Nexobrid interferisca con lo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più frequentemente in relazione all'uso di Nexobrid sono piressia / ipertermia transitoria, incidenza del 15,2% in 223 pazienti trattati con Nexobrid negli studi combinati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'ambito di uno studio clinico, il trattamento con concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina, preparati nel rapporto polvere. Gel 1, 5, 0 e 16 g per 1 g di gel miscelato, in pazienti con ustioni profonde a spessore parziale o completo, non ha evidenziato risultati di sicurezza significativamente diversi rispetto al trattamento con concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina preparati nel rapporto polvere. Gel 1 e 10, 0 e 09 g per 1 g di gel miscelato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati per il trattamento di ferite e ulcere, enzimi proteolitici. Codice ATC. D03B03. Il concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina è un agente sbrigliante, applicato per proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Analisi esplorative di farmacocinetica sono state condotte in un sottoinsieme dei pazienti trattati con Nexobrid che avevano partecipato allo studio MW2008-09-03 e allo studio MW2010-03-02, DETECT, utilizzando il medesimo, dati preclinici di sicurezza. Nexobrid è stato ben tollerato quando applicato alla pelle intatta di maialino nano, ma ha causato irritazione grave e dolore quando applicato a pelle danneggiata, a brasa. Una singola infusione endovenosa, elenco degli eccipienti. Nexobrid polvere ammonio solfato acido acetico gel carbomer 980 sodio fosfato di basico anidro idrossido di sodio acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.